Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che sia lodato Gesù Cristo. Nel tempo in cui Gesù stava per iniziare la predicazione del Regno di Dio, l'aspettazione del Messia era grande in Israele. Secondo le predizioni dei profeti, infatti, era appunto quello il tempo in cui il Messia sarebbe venuto e avrebbe salvato il popolo dal peccato. L'attesa era anche più sentita in questo popolo che aveva inteso male le profezie e aspettava con impazienza l'inviato di Dio affinché la liberasse dal giogo straniero che mal sopportava. La Palestina era infatti stata per lungo tempo sotto una dinastia macedone ed ora era sottomessa a Roma. Comunque sia, in molti lo attendevano. Chi lo aspettava per avere la salvezza spirituale e chi invece lo attendeva per avere la liberazione materiale. Non deve quindi stupire se i capi della sinagoga inviarono a San Giovanni Battista degli uomini per chiedere se fosse lui il Messia. No, io non sono il Messia così, rispose loro. Io sono la voce di colui che grida nel deserto. Preparate la via del Signore. E aggiunse: colui che deve venire e che voi aspettate si trova già in mezzo a voi, preparatevi a riceverlo. I fatti dimostrano però che quella gente mandata dagli scribi a San Giovanni non capì nulla di quello che disse loro. Solo pochi, che divennero poi apostoli del Signore, le compresero ed ebbero la fortuna di vederlo indicato quando Gesù andò al Giordano dove si trovava il Battista e questi disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Cari fedeli, da allora sono trascorsi quasi 20 secoli e la voce di San Giovanni continua a gridare agli uomini: preparate il vostro cuore a ricevere il Signore che viene con la sua grazia, che viene col suo insegnamento e col suo esempio, che viene a parlarvi di pace vera in questa terra e di gioia eterna per il cielo. Ma per ascoltare questa voce dobbiamo fare silenzio, dobbiamo cioè fuggire il fracasso e il baccano del mondo. Il Signore infatti discende nel cuore degli uomini silenziosamente, senza far rumore, come nel silenzio è nato nella grotta di Betlemme. Ma vuole che anche nel cuore di chi lo riceve non vi sia chiasso. Vuole cioè che il cuore degli uomini sia libero da ogni amor vano del mondo, dalla superbia, dall'egoismo, dalla sensualità, che tanto strepito fanno nell'animo umano e gli impediscono di udire la voce di Dio, ostacolano il lavoro della grazia. Lo strepito di un cuore che non attende chi lo liberi dalla schiavitù, ma che desidera soddisfare ogni voglia e ogni capriccio, come i giudei che attendevano e attendono un regno eterno. Vana, certo vana sarebbe la venuta del Signore in un'anima così mal disposta. La via del Signore è preparata in ciascuno di noi quando nel nostro cuore sono profondamente radicate queste disposizioni, quando cioè attendiamo a ciò che Egli vuole darci e non ciò che le nostre passioni disordinate e la nostra natura viziata desiderano. Allora soltanto nel nostro cuore regnerà la gioia, quella letizia soprannaturale che la Sacra Scrittura chiama così spesso pace e che l'Epistola di oggi richiama con insistenza. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri
in Cristo Gesù. In che modo ottenere questa pace che come una sentinella custodisca il nostro cuore e lo tenga sempre pronto alla venuta del Salvatore? Come ottenere la grazia di saper riconoscere questa venuta, specialmente nelle prove, nelle contrarietà e nelle tribolazioni, per non diventare ciechi come i giudei e attendere anche noi da Dio solo la salute, la prosperità e il piacere del mondo? San Paolo ce lo insegna nel versetto che segue. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare, e il Dio della pace sarà con voi. Nella meditazione frequente della parola di Dio abbiamo il mezzo più efficace per ottenere questa pace e per conservarla anche nelle prove più dolorose. San Paolo poté portare se stesso come esempio. Non ci fu apostolo che tribolò quanto lui nella predicazione del Vangelo, se per allegrarsi con coloro che erano nella gioia e rattristarsi con coloro che erano nella afflizione. A tutti sapeva trasmettere quella pace che non abbandonò mai il suo cuore. Dominus prope est, il Signore è vicino, e questa è la ragione principale della pace, sia quando il Signore viene a noi nella prosperità e nella letizia, sia quando ci visita nel dolore e nella tribolazione. L'anima vigile, che nel silenzio attende la venuta del Signore, sa riconoscere di volta in volta le disposizioni divine e conformarsi ad esse. Non cede né alle lusinghe dei piaceri, né all'angoscia delle prove più dure, ma sostenuta dalla divina grazia si conserva serena. D'altro canto, che cosa provoca tanto chiasso nel nostro animo se non le affezioni disordinate e beni terreni, la continua ricerca di soddisfare i nostri desideri e capricci? Chiediamo a Dio pertanto, cari fedeli, di illuminare la nostra mente affinché possiamo riconoscere i mali che affliggono il nostro cuore e lo turbano con lo strepito delle passioni disordinate. Armiamoci di pazienza e siamo assidui nella preghiera e nella meditazione per prepararci così, con le migliori disposizioni d'animo, alla venuta di nostro Signore, alla pace che Egli sempre porta con sé. Ascolta, Signore, le nostre preghiere e con la grazia della Tua venuta rischiara le tenebre delle nostre anime. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che sia lodato Gesù Cristo.